tanto anche i genitori non sempre sono consapevoli dei rischi e dell'opportunità del web, perché sostanzialmente oggi che i nativi digitali hanno un'età già quasi vicina a quella della maggiore età, si crea un meccanismo che questi sono molto consapevoli delle potenzialità e dei rischi del web. Sta crescendo quella popolazione di genitori che aumenta la consapevolezza, cioè precedentemente molti genitori erano un po', tra virgolette, impacciati nell'utilizzazione dei social, socializzavano delle foto per esempio con i figli in braccio, oggi non ci stanno molto più attenti, cioè via via che il meccanismo è diffuso aumenta anche la consapevolezza e anche la consapevolezza dei rischi. L'effetto che ha avuto e che ha internet oggi è diciamo lo stesso, quindi questa fruizione massiccia di informazioni così anche acritica, no? Che ci arriva addosso, è lo stesso che si poteva notare quando diciamo non c'era questo sdoganamento all'informazione. Lui paragonava l'inserto, o meglio il New York Times della domenica, che è un inserto domenicale di 162 pagine, con la stessa utilità diciamo del giornale della Pravda, che è stato forse il più censurato in assoluto, proprio perché quando non c'è se non c'è uno spirito critico di selezione, quello che ci arriva è totale, e quindi ha la stessa validità l'informazione, le fake news, no? Quella più meno attendibile come quella più attendibile. Quindi perché sarebbe importante rallentare e una maggiore vigilanza anche da parte dei genitori? Proprio per insegnare ai nostri figli e soprattutto a maturare questo spirito critico, per poi poter selezionare in maniera efficace, in maniera funzionale. Noi cerchiamo appunto di fare molta prevenzione e quindi di arrivare a non interventi drammatici su ragazzi che sappiamo bene che per cyberbullismo si possono togliere la vita. Quello che facciamo è fare sensibilizzazione su vari livelli, coinvolgere i genitori, aiutare i docenti in una formazione specifica per comunicare con i ragazzi e soprattutto intervenire con gli alunni a partire già dalla quarta elementare per andare in alto nell'età fino a diffondere una cultura consapevole dell'uso della nuova tecnologia.